Io invece vi do il benvenuto a nome del Festival Francescano. Siamo arrivati a questa terza giornata, continuiamo le nostre prove di dialogo attraverso e lo continuiamo con un tema particolarmente impegnativo ma molto stimolante e interessante: crisi educativa, emergenza educativa, crisi di valori. Ecco, ci aiuterà ad approfondire tema il professor Johnny Dotti, genitore, formatore, imprenditore sociale, ci farà scoprire il senso autentico e sovversivo della corresponsabilità nel dialogo tra generazioni. Johnny Dotti è docente, pedagogista, docente di sociologia all'Università Cattolica di Milano, imprenditore sociale, autore di molti libri, pubblicazioni. Credo che il suo ascolto ci farà capire il livello di questo nostro incontro. Lo ringraziamo già in anticipo, avremo 40-45 minuti di relazione, poi ci sarà spazio anche per qualche domanda. Ricordo fin da subito che sulle sedie trovate una cartolina che potete compilare e consegnare in fondo ai volontari per una valutazione di questo incontro e anche per partecipare di una maglietta del Festival Francescano. Buon ascolto a tutti. Lo ringrazio. Ringrazio gli organizzatori, la mia casa editrice, ringrazio il direttore della EMI perché questo libro che avevo pubblicato circa un anno fa, che tra l'altro sta vendendo pure bene, che è una cosa strana, è figlio di tanti incontri, quasi un centinaio di incontri che mi è capitato di fare nei due anni precedenti e che poi adesso il libro ha stimolato ulteriormente, fatti in posti di ogni genere e natura in giro per l'Italia, intendo ogni genere e natura, non per forza scuole, non per forza agenzie educative, non per forza oratori, mai tantissimi posti, confessionali, non confessionali, perché da qualche anno personalmente insieme a un gruppo di amici ho cercato di prendere sul serio, credo, la vocazione principale che ho nella vita, quella di essere un papà e un educatore. Questo tipo di consapevolezza che è aumentata nel tempo ha cominciato poi a prendere una forma di natura spirituale meditando due anni su San Giuseppe, perché è un simbolo popolare molto profondo ed era molto lontano da me dal punto di vista affettivo, mentre devo dire che oggi è una compagnia insieme alla mia mamma morta e a mio papà morto. È una compagnia, quando viaggio, io viaggio tanto e ci faccio delle lunghe chiacchierate, siccome lui ascolta tanto, non parla molto, ma ascolta molto, quindi e ho trovato rispetto alla paternità una fonte veramente enorme di ricchezza umana confrontandomi con questo simbolo della realtà profonda di cosa sia la paternità. Quindi un viaggio è stato quello lì che poi ha continuato con altre cose che se vi capiterà di leggere il libro troverete. E l'altro è che, essendo un povero contadino bergamasco, perché sì, faccio anche il professore, ma non è il mio lavoro principale. Io, diciamo, da quando ho 15 anni faccio le cose, cerco di fare delle cose. Poi appunto oggi si dice come fa l'imprenditore. Io cerco di fare delle cose onestamente, con un po' di visione. E una cosa che ho in mente da 4-5 anni è di riportare, in particolare dalla preadolescenza in avanti, i ragazzi a fare esperienza di realtà. Dopo cercheremo di capire cosa è questa roba. Cosa che ha voluto dire in questi anni costruire delle occasioni di intrapresa e di esperienza, a volte di impresa, appunto con i minorenni. Lo dico qui, tanto non ci trovo il posto, so benissimo che è fuori legge, ma io credo che un educatore debba andare fuori legge,
Italia, diciamo, ci sono anche alcuni conventi francescani, ci sono alcuni oratori, ci sono alcuni posti, alcune periferie dove con i ragazzi stiamo facendo, per me, delle profondissime esperienze educative che tengono insieme testa, cuore e mani. Allora, nel titolo che mi hanno assegnato c'è la parola crisi, che però per me ha un valore positivo, non un valore negativo. Cioè la crisi educativa oggi è la consapevolezza che abbiamo perso qualcosa e che dobbiamo rigenerare qualcosa. E che il contesto in cui questa cosa che abbiamo perso, noi proviamo a starci su, è radicalmente cambiato, e quindi veramente si tratta di mettere al mondo qualcosa di nuovo, perché altrimenti quella cosa tradizionale che abbiamo perso e la percezione di essere un po', appunto, ogni tanto alienati, non è superabile, non è affrontabile semplicemente riproducendo forme istituzionali bellissime, importanti, che ci hanno portato fino a qua. Perché la cosa di fondo dal punto di vista educativo è chi vive questa esperienza da papà e da mamma, la vive da responsabile di una squadra di calcio, la vive da professore, la vive da maestro, è che è molto evidente che noi rapidissimamente in questi 20-30 anni siamo nella sostanza dei fatti passati da una società verticale a una società bianca. E questo pone un problema enorme dal punto di vista dell'autorità, e senza autorità non c'è educazione. Ho già detto tre cose di fila, ma che cosa vuol dire? Vuol dire che noi avevamo costruito degli assetti relazionali, delle forme sociali e quindi delle forme di trasmissione dei valori che questa società conteneva all'interno di percorsi che erano selettivi, attraverso delle esperienze abbastanza graduali che in maniera omogenea le persone facevano. Faccio degli esempi molto semplici. Senza andare ai simboli, ad esempio, del vestiario, ma fino agli anni 70 era difficile avere i pantaloni lunghi prima dei 14 anni. Faccio esempi banali, procedevi in un percorso che ti portava alla maturità attraverso, ad esempio, delle disponibilità di orario, delle possibilità espansive di ciò che potevi o non potevi fare, che erano proprio legate all'età. Ora, 4 mesi fa ho fatto un lungo giro in una provincia ricca dell'Italia, quindi non una periferia abbandonata, e sono state, ho incontrato quasi tutte le quinte elementari e le seconde medie. Ora, in quella provincia ricca, non cito la regione perché sennò cominciamo a fare i confronti, fidatevi che il tema, anzi, se vado via da lì è ancora più largo, in quinta elementare l'uso medio di un iPhone di un ragazzino di 2 ore al giorno, e si alza 6-7 ore il sabato e la domenica. In seconda media, cioè 2 anni dopo, è di 4-5 ore al giorno e si può alzare a 10-12 ore il sabato e la domenica. E la cosa che mi ha colpito di più è che i ragazzini mi dicono, ecco, molti incontri l'ho fatto proprio con i preadolescenti, gli adolescenti, perché essendo un po' malato mi piace anche, insomma, mi piace stare con, non solo con i miei figli, cioè stare con i ragazzi. Mi dicevano, ma vedi prof, noi siamo preoccupati per i nostri fratelli. Dico, cioè, cosa vuoi dire? Marco, cosa vuoi dire? Il mio fratellino, 2 anni, tiene già l'iPhone. La mamma gli lascia l'iPhone in mano. Dico, come gli lascia l'iPhone in mano? Eh sì, lui va su YouTube da solo. No, 2 anni, no. C'ho questo qui, quindi non sono
conosce. E dico, poi glielo porta via. No, non glielo porta via perché lui piange. Il ciuccio, capito? Il ciuccio. Ora, in quella zona il gioco d'azzardo vale 2.200 euro a persona, compresi i neonati. È chiaro che il sistema sta preparando i crescenti, perché tu vai a vedere di che vive ragazzi, prima voi due ore durante fate videogiochi o youtuber, pochissima utilizzo di internet per andare a scoprire il viaggio di Marco Polo, piuttosto che come stanno gli indiani nelle pianure americane, piuttosto che c'è tutta questa enfasi della conoscenza che viene da internet, cioè, la sostanza sono videogiochi e diciamo costruzioni di comunità intorno a personaggi che devo dire abbastanza ambigui, che non dicono nulla, cioè la vacuità è come ti dipingi le unghie per le ragazzine e come fai una canzone rap per i preadolescenti. Ora, quando parlo di società pianta intendo che tu a 8 anni, 9 anni, 10 anni, questo lo dico ai cattolici, il regalo che va più di moda alla cresima è l'iPhone, che Spirito Santo, che è confermato dallo Spirito Santo, cioè siamo ormai diciamo, un folklore religioso di bassissimo livello dal punto di vista del senso. La realtà nella memoria dei ragazzi è che io alla cresima ricevo e prendo in mano una cosa totale mia proprietà, perché prima un po' anche dell'altro fratello, che vale diciamo tra i 300 e gli 800 euro e che soprattutto contiene all'interno uno sforzo di ricerca degli adulti che vale 20 o 30 miliardi di dollari, dato in mano a un ragazzino che fa fatica a sapere cosa fare con il suo pisello, capito? O meglio, sa solo una cosa, da maschio in particolare. Cioè, è come se noi consegnassimo una intera scatola di whisky in mano a un bambino, anzi il whisky secondo me fa meno male, perché almeno se uno si ubriaca una volta lì la sbornia, lì la sbornia ti viene su un lungo periodo e ti accorgi dopo tanti anni. Ho fatto questo esempio diciamo dei pantaloni corti alla situazione di oggi perché in 30 anni questo è successo, la mediazione per percepire se stessi all'interno della comunità barra società aveva tutta una serie di barriere e si costruivano tutta una serie di ritualità. Oggi le ritualità sono prevalentemente consumistiche e individualistiche. Ora, la domanda è, ma in una situazione così, che comunque per quello che mi riguarda personalmente benedico, non maledico, perché questa è la nostra situazione, però bisogna nominarla, altrimenti come dire, ci prendiamo un po' in giro, no? Da adulti. È possibile educare? Prendendo sul serio il verbo, cioè non confondendo l'educazione con la formazione, con l'istruzione, con l'addestramento e con l'informazione. Quattro diciamo vie interessanti anche per l'educazione, ma che in sé non sono educazione. L'educazione è accompagnare al mistero il venire al mondo del figlio. Scusi, o te la dico in altro modo? Tirare fuori, sì, appunto, cioè, no? La dico in modo più poetico, perché sai. Però è custodire il sogno del figlio e diciamo avere una relazione che in qualche modo questo sogno lo aiuti a diventare una forma per vie misteriose, cioè l'educazione comprende ontologicamente il mistero mio e il mistero dell'altro e in sé è un rischio mortale, perché è un rischio vitale. Cioè posizione che io propongo a voi che è una dimensione antropologica l'educazione, non è una competenza, uno skill, un tool, un progetto. Poi queste sono tutte cose, come dire, utilissime alla causa. Ma io sono allibito quando vedo dei genitori
che l'unica cosa che si immaginano per fare i genitori è fare un corso per i genitori. O viceversa, quando un educatore immagina di essere un educatore perché ha preso la laurea e il triennio, no, cioè, la risposta è no. Ve lo dico da papà, eh. Cioè, io sono il 67esimo figlio. No, il padre non è un genitore, è un padre. Torniamo a Giuseppe. Giuseppe era padre di Gesù, non padre adottivo, lo dice la Madonna certificato nel Vangelo di Luca. Tuo padre è Dio, non tuo padre affidatario. Tuo padre è Dio, perché il padre è quello che custodisce il sogno del figlio. Siccome noi, io vivo con mia moglie, noi accogliamo molte persone, no. Col 67esimo io sono in crisi nera a 56 anni, avendone avuti 66 prima. Cioè non so cosa fare adesso, se non guardare mia moglie e dice, Monica, cosa facciamo? E lui mi dice, Gio, cosa facciamo? Pensate che due deficienti. Ma è questa domanda che ci fa essere degli educatori, ed è la sospensione di questa domanda che forse mi permette di agganciare un punto di relazione che ha un senso ancora per me a 56 anni e forse ha un senso per questo mio figlio adesso. Ma la stessa cosa la provo all'università. Io ho un contratto di insegnamento da 12 anni e devo dire una grazia di Dio perché mi permette tutti gli anni di fare la prova dell'attrito con una, in 10 anni sono cambiati radicalmente i ragazzi. Cioè, io faccio queste lezioni dove non ci sono i libri, o all'università è un vero dramma, i ragazzi vanno nel panico più totale. Come prof non c'è il libro, e non c'è il libro. E noi cosa sottolineiamo? Non so, dico sottolineato di fronte, il libro siamo noi qua, il libro siamo noi. E allora facciamo faccio le due lezioni che hanno più preso, una sulla morte. Nessuno con questi ragazzi si è mai permesso il lusso o non hanno mai esplorato una delle dimensioni fondamentali della vita, che è la nostra morte e la morte degli altri. Molti di questi, delle ultime quattro generazioni, non hanno mai visto un cadavere. Cioè, dei castrati, eh? Perché l'intelligenza umana si muove solo con l'amore e con la morte. Le grandi aperture, le grandi domande avvengono solo per gioia, per amore o avvengono per trauma, se no non avviene niente, eh. Noi siamo banali, siamo anche animali ripetitivi, eh. E la seconda la faccio sul desiderio, dico, ma cosa desiderate? Oh, già questa domanda per loro è no, cioè cosa intendi, prof? Dico, come cosa intendo? Di cosa ho bisogno? No, ma cosa desideri tu? Sono delle scarpe, no? Quello non è un desiderio, è un oggetto. Perché dopo che l'hai preso, ricevivo un desiderio. Allora, in questo caso, mi sento di avvicinarmi al loro mistero perché li provo quel mistero. Questi non sanno cos'è il mistero. Cioè, la realtà è solo ciò che si vede. Ma quando mai? Questo lo dico in modo molto laico, eh. Nell'esperienza umana la realtà è soprattutto quello che non vedi, non quello che vedi. Al di là poi dell'interpretazione ermeneutica che se ne può dare in termini di significato, di simbolo, ma la mia vita è soprattutto ciò che non vedo, non ciò che vedo. Ripeto, per un credente questo è creatore di tutte le cose visibili, invisibili, ma i credenti non ci credono a questa cosa. Le cose invisibili non sono quelle che prima o poi un microscopio scoprirà, non sono invisibili e hanno bisogno appunto di un processo educativo per essere viste col terzo occhio dello spirito, chiamate come volete, col terzo occhio dell'intuizione, col terzo occhio della creazione, col terzo occhio, sono le che non le vedi. Vi ho fatto due esempi molto semplici, siamo dei miei figlioli. Entro nel matrimonio perché c'è anche un'educazione vicendevole al matrimonio che è l'arte più complicata, ad esempio, della mia vita. La mia moglie resta un mistero della fede più grande della Trinità per quello che mi riguarda, ma è ciò che ci mantiene sposati, eh? Per fortuna. Perché il giorno, le volte che in questi 30 anni, lo dico perché abbiamo appena fatto 30 anni di matrimonio,
celebrazione della Quarta Guerra Mondiale, cioè, sento un rilegge pazzesco, mi metto le medaglie da solo. No, di questo tempo è la realtà, ma non la dico come un merito, la dico perché a me è successo di quasi casualmente capire che io portavo il vuoto di mia moglie, non il pieno di mia moglie con questo anello, appunto. E che il matrimonio è il luogo della misericordia, non della perfezione, perché è l'incontro tra due tu, non tra due io. In questo senso è radicalmente un luogo di educazione reciproca, perché ci si aiuta a conoscere ciò che di noi non conosciamo attraverso l'altro, che resterà sempre l'altro. Quindi da cattolico dico sempre, dopo non c'è il matrimonio di là, cioè serve nel pellegrinaggio esistenziale, ma dopo di là, che mia marito, moglie, padre, ma io ho questa poverissima fede, scusate molto semplice e popolare, ma che mi sostiene, diciamo, nei passaggi della vita. Però torniamo al punto, no? È certo crisi educativa, ma perché l'educazione non è prevista dal sistema tecnognostico? Noi siamo in un sistema tecnognostico, non c'è niente da fare. Binario 01 01 01 ascensore 01. Tutto ciò che muove la mediazione tra noi e la realtà è mediato da dispositivi 01. Grande cosa la tecnologia, ma è gnostica la tecnologia. È binaria, è dualista. Per un trinitario, comunque sia, l'educazione ha dietro un mito trinitario, che poi sia trinitario cattolico, cioè ha bisogno di comprendere che insieme noi non mettiamo al mondo solo noi stessi in un rapporto educativo, mettiamo al mondo qualcosa che va al di là di noi stessi. Chiamatelo futuro, chiamatelo invisibile, chiamatelo passare dalla potenza all'atto, chiamatelo quel che volete, ma è una relazione che libera qualcosa di sconosciuto, non è o 0-1, sì, no, bianco, rosso, dentro, fuori, destra, sinistra. Noi stiamo in un mondo così, eh. Però personalmente, lo dico veramente in modo molto laico, cioè io credo che oggi l'azione che sostanzia la virtù teologale della speranza è l'educazione. Se non educhiamo più vuol dire che non speriamo più. E oggi per me sperare è educare e educare è sperare. Non lo uso come slogan, per me questa è proprio una presa di posizione di campo. E dice, ho capito, ma Giovanni, ma vabbè, allora cosa vuol dire? Cosa vuol dire sperare in un figlio? Cosa vuol dire immaginare che in maniera totalmente indegna a te è chiesto, parlo da maschio, perché ne sono un po' più esperto lì, non toccherò il tema della madre, che più, diciamo, si presta a variabili molto più forti, attribuirsi la possibilità di essere un padre, il rischio di essere un padre. Faccio, diciamo, tre passaggi semplici. Cavolo, passo il letto a te, tua sorella. Sarà sta bella sala, sarete voi. Il primo, provare ad andare oltre il proprio io, richiede al padre e al figlio andare oltre il proprio io, so quello che dico, eh? Cioè fare e prendere coscienza dell'essere il tu dell'altro, no? L'io dell'altro. Nelle forme che dicevo prima, un po' arcaiche, che non rimpiango, mi raccomando, non rimpiango i pantaloncini corti a letto dopo carosello e 50 lire per un ghiacciolo ogni tanto,
deve avere l'erba, vai a fare l'erba per 9 anni, cioè le esperienze più importanti del giovane imprenditore sono quelle lì, no? Non i master che ho fatto all'università, che sono interessanti, ma non c'è paragone tra l'interiorizzazione di alcuni processi di realtà e di responsabilità e di libertà fatti allora, e un bellissimo corso con tutti i professori più bravi di questo mondo che mi hanno insegnato il budget, il problem solving, belle robe, ma rispetto a quelle esperienze lì, cioè, queste hanno sistemato quelle esperienze profonde. Non si fa impresa se non si hanno esperienze profonde, si fanno speculazioni, se no si transita, si fanno dei giochetti, ma fare un'impresa vuol dire costruire una storia. Per me l'imprenditore sociale è costruire una storia con gli altri, devi attraversare il deserto, avere sete, fare sacrificio, sapere valorizzare per social, cioè, non di tante robe, non è appunto scopro l'app e la metto sul mercato, queste fantasie che a me fanno rabbrividire. Allora questa cosa in maniera però troppo rigida e poco libera era una sorta di imposizione della forma sociale. È il tema dell'obbedienza, lo capite? Cioè, lo faccio sempre questo esempio, no? Lo cito perché mio papà sarà contento molto qualche tempo fa che lo citi in una sala così bella con persone importanti come voi. Quando mio papà diceva "Gio, vieni qua!" si fermava il mondo, perché io le facevo di tutti i colori, avete capito che... Però a un certo punto mio padre, mia mamma andava avanti, cercava di mediare, a un certo punto arrivava la voce di mio padre. Pensa come andavano lì dietro l'albero. Cioè, la voce di mio padre era automaticamente potere e autorità. È chiaro? Se io oggi dico "Marta, vieni qua!" che era figlia di una femmina che voglio bene. Non risulta niente, posso ripetere, a un certo punto sento "Sciallo papà", no, che ho capito dopo "Sciallo papà, mi sta tranquillo, cosa ti agiti?" Ora giuro che mi applico da tempo e penso di essere, cioè, un padre mediamente bravo, cioè la voce del Johnny non è più la voce del papà fermo, e io ho studiato di più, ho più competenze, psicologicamente sono in grado di capire prima, ma non ce n'è di valore. Sono passati 20 anni, credo che mi capite, no? Vedo l'età, segno della nostra demografia, cioè pensate che stiamo parlando di panda e minoranza e ragazza, questa ci arrivo dopo, la seconda parte della crisi. E allora? Domanda così disarmante, perché non è solo il richiamo nel senso del famoso no, ma è il problema del valore della parola dell'adulto rispetto a me che sono piccolo, che è l'esperienza del tu, perché qui noi siamo cresciuti in un individualismo così sfrenato che vengono già fuori individualisti, capito? Perché il sistema tende a identificare noi come persone nella nostra esperienza dell'io e dell'essere individui, dei nostri diritti davanti. Cosa interessante, non fatemi fare la critica sociopolitica di tutto ciò, ma questa postura non permette l'educazione. Permette altre cose interessanti, l'addestramento ad esempio. Questa idea dell'individuo assoluto, questa idea del nostro stare al mondo come se fossimo degli ermafroditi infiniti, è un bel problema. Questa non coscienza della forma sociale che noi veniamo da qualcuno, moriremo e se forse lasceremo in eredità qualcosa a qualcun altro, negli ultimi 50 anni è un'esperienza sociale cancellata dal vissuto delle persone, che emerge solo di fronte a alcuni traumi, allora lì sì, non ho bisogno degli altri, e tutti si devono muovere. Quando vai in crisi tu, o c'è il figlio che si buca, o c'è il marito che ha scoperto che è cocainomane, o c'è la nonna con l'Alzheimer, allora si deve guidare il mondo. Ma prima, la privacy, c'è tutto il nostro film, le forme delle case, no? Cioè, attraversato qui, quelli interessanti, quei in via indipendenza, l'ho fatto tante volte, pensate qui cosa erano quei
quegli archi, cos'è? Oggi sono solo negozi in cui le persone entrano, comprano e escono. Negli anni 50 questi lì, i bambini ci passavano con gli schettini, ci passava la bicicletta e tu conoscevi quello del vicino. Io sono convinto che lì non si conoscono i vicini. Non è una critica negativa, è una constatazione, ma perché il meccanismo individualista tende a farti identificare come individuo assoluto che sta dentro un sistema che tu devi imparare ad usare. E infatti tutto il sistema scolastico, che ha un dispositivo tecnico-burocratico scientista, è il posto più difficile dove educare la scuola. Cioè, a scuola non è prevista l'educazione. Non lo dico per cattiveria, ma perché il sistema si è spostato sempre di più sul mettere i ragazzi in condizione di entrare nel sistema, che è una cosa interessante, ma è un'altra cosa. Cioè, se io faccio memoria di chi sono stati i professori importanti per me, mi viene in mente una maestra e una professoressa di latino, ma io mi ricordo il loro esserci con me, non mi ricordo quasi nulla di che cosa mi hanno insegnato. O se una cosa la collego a quella traduzione di Cicerone, o un'altra la collego che mi ha fatto fare una ricerca sul Fiume Serio, ma io mi ricordo lei, cosa è stata per me, cosa è stata per me queste due professoresse. Ciao, qui è tutto un book, un pay, un PEM, un PAL, un PAZ, un progetto educativo. Tutto un progetto individualizzato. Sono molto critico io su questo, non ho problemi di dirlo pubblicamente. Questa cosa tende ad eliminare quello spazio di custodia del sogno dell'altro. Se pensate che siamo arrivati al 27% di bambini certificati nelle scuole elementari, la mia domanda è: ma di che stiamo parlando? E che in molti casi il problema è psicomotorio e tu li costringi ad arrivare con la carta d'identità. E se no non li consegni a qualcuno, non te li fai consegnare a qualcuno come se fosse un pacco. Capite, cioè, di che cosa parliamo? Ma non sono qua a fare... Ecco, nel libro non c'è una lettera agli insegnanti, c'è ai genitori, appositamente. No, sulla scuola ci voglio riflettere, mi piacerebbe farlo insieme a tanti altri insegnanti. Ma no, per rivendicare una riforma, per provare a dire se possiamo aprire ancora qualche esperienza educativa all'interno del sistema. Io questo non lo so. Non è che sempre bisogna fare Davide, bisogna centrare, perché ancora fiondano, non è sempre sono preciso, cioè, sono abbastanza consapevole. So che in questa fase bisogna fare un po' come in Federico, bisogna agire un po' laterali. La scuola come l'ultima cosa da toccare per parlare di educazione. Meglio stare un po' laterali. Insomma, non voglio essere masochista. Allora, questa esperienza del tu, che è l'esperienza dell'obbedienza, è l'esperienza dell'autorità. Uso queste parole classiche, non vado a cercarmi altro. Abudire, ascoltare, appunto. Io mio padre lo ascoltavo, bastava che dicevo che io lo ascoltavo. E da parte sua, ripeto, perché stava dentro un dispositivo per cui la forma del potere, cioè del ruolo, si collegava in automatico nell'immaginario all'autorità, gli veniva dato, io gli davo credito. Questo comporta anche problemi psicanalitici, non sto a menarvela. Infatti io non ritengo nulla, ma il problema è saltata quella cosa. Che cosa c'è? Come facciamo? Capite? Perché senza questa esperienza dell'essere il tu dell'altro reciprocamente, l'educazione non si dà, cioè non si dà lo spazio e il tempo perché questo mistero che è il figlio possa venire al mondo. Verrà fuori un ingegnere, verrà fuori un dottore, verrà fuori un contadino, ma non viene fuori il figlio. Lo capite questo? Cioè non viene fuori l'esperienza di libertà, che è una forma di relazione con l'altro, che in termini educativi si trasforma in responsabilità, che non è solo capacità di risposta, è anche sposalizio con la realtà. Io la parola responsabilità do sempre queste due, una più maschile, la capacità di rispondere, rispondo, ma la responsabilità
responsabilità anche sponsalis di spostare la veste. Cioè che è il riconoscimento della nostra unicità e che siamo venuti al mondo per mettere al mondo il mondo. Capite? Cioè che non siamo dei semplici produttori, consumatori, siamo dei generatori, ci siamo potenzialmente dei genitori, capite cosa vuol dire? È generale, è mettere al mondo. Hannah Arendt dice che l'uomo è un uomo perché mette al mondo il mondo. Uso, diciamo, un personaggio laico, ma è evidente che per chi condivide con me un po' di fede questo è talmente evidente. Che non è produrre, che non è produrre, che non è cosa brutta, ma produrre è, diciamo, è una castrazione del generale. Il generale è molto di più. Si può produrre senza desiderio, non si può generare senza desiderio. Si può produrre in modo efficiente e efficace. Per generare dovete averne cura, un bambino. Se pensate solo di efficientarlo, ciao, già con la cacca andate male. Non è che caga quando volete voi, capite? Vi dovete alzare di notte. Beh sì, c'è tutto il tema del sacro, del sacrificio, del tempo perso, del vuoto, della domanda, della custodia della domanda. L'educazione è tutta quella cosa lì. Faccio solo un accenno, mi piacerebbe una con la sorella, me lo faccio con le sorelle che è più facile. Cioè in fondo l'essere padre non è che un passaggio dell'essere figlio, perché ciò che ci accomuna sulla terra è che siamo tutti figli. Noi siamo padri pro tempore tutti. Ma l'esperienza del padre è quella che ti fa essere un figlio, maggiormente figlio, che crediate o no in Dio, credete alla vita, chiamate al mistero. Non è che sei padre sempre, l'ultima fase della vita, io ero il papà di mio padre e lui era mio figlio, negli ultimi 4 anni, io questa esperienza l'ho fatta esistenziale, credo che la fate tutti. Ma se tu non hai lavorato questa cosa, questo è un rompimento di maroni totale, quanto tempo che mi fa perdere, non è il ciclo della vita. Infatti il sistema produttivo tende a eliminarla questa cosa e a trovare soluzioni tecniche di natura addestrativa che saltano questa esperienza fondamentale dell'essere figlio. Se non si arriva pronti lì, siete fregati, con la società di vecchi come siamo noi. Se immaginiamo che un robot ci salverà, ci castreremo, il sistema binario immagina quella via lì. E se noi non riprendiamo la questione educativa, i ragazzi arriveranno con un'app che cambieranno il pannolone, auguri, capito? Perché il catetere ci penserà un drone. No, ridete. Tutto il business della sanità si muove tutto di lì. Mi fa ridere quando dice dobbiamo umanizzare un po' gli ospedali. Ma se l'ospedale non è umano, non è più un ospedale, è una fabbrica di protesi. Non faccio, mi fermo perché questo è stato un tema che mi è stato molto caro. Allora, questa esperienza del tu, giuro sorella, solo un accendino, dai, piccolo. No, perché mi appassionano queste cose, capito? Io poi ho bisogno che voi uscite di qua uguali di prima, perché sennò chi se ne frega, sono venuto a Bologna, cioè mi siamo degli alleati, capito? Qualcuno che dice io ci devo provare, se no non sono più io, capito? Sono già zombie. No, l'uomo che rinuncia ad educare, la donna che rinuncia ad educare è già morta prima di morire. Pensate sulla croce Gesù, l'ultimo atto educativo, cosa fa? Affida a un adolescente sua madre e affida sua madre ad un adolescente. Pensate che matto che era Gesù, matto. Ma per quello che era, anche qui vedi, lasciamo i nani. Il secondo passaggio è quello che vi dicevo, è che l'educazione è un'esperienza del tu, che tra l'altro guarda che esistenzialmente la vera esperienza che facciamo è che è tutta rimossa. Io non sto facendo un'esperienza del mio in questo momento esistenzialmente, e neanche voi. Io sto facendo per la mia amica Francesca l'esperienza del tu, per voi l'esperienza dell'egli, capito? E voi non state facendo l'esperienza del mio, state facendo l'esperienza del voi, perché una persona, questa è la base dell'antropologia occidentale cristiana, è sei pronomi, non è l'io,
l'esperienza fondamentale dell'esistenza è quella del tuo. Il Johnny è un marito della Monica, il papà dei quattro figli, è lei per i suoi studenti all'inizio e poi forse diventa un tu per qualcuno. Come interista sono noi, capite? Come bergamasco sono voi, voi di Bergamo, leghisti di Bergamo, capito? Capito? Questa è l'esperienza esistenziale concreta, seconda parola che uso allora. L'educazione è un'esperienza concreta, integrale ed integrata. Non è una specializzazione l'educazione, perché è la compromissione totale di se stessi con l'altro. Dicevo, allora tu così ti confondi, no, quello è un altro paio di maniche. Perché è un'esperienza di libertà. Non c'è educazione senza libertà. La dico chiaro qui però, che è un po' di più della libertà di scegliere, è la libertà di essere ciò che si è chiamati ad essere. Perché noi non nasciamo fatti, capito, interi. Noi nasciamo con un essere che deve essere, deve diventare essere. Cioè l'educazione ha a che fare con la vocazione. Da tutte e due le parti, lo dicevo prima. Tu impari solo con un figlio a essere padre, che è un po' un pezzettino che risponde allora cosa facciamo nella società piatta. Allora cosa faccio con la parte quando mi dice Sciallo? No, per voi direte avete trovato tutta perché non voglio, siete intelligenti, avete trovato già tutto. Noi lassù con le capre, è più difficile, capito, no? Tutti i vostri strumenti. E ho cominciato a dire, in realtà, guarda che tu cara in questo momento fai l'esperienza di figlia, perché io sono il tuo papà, indegno, ma sono il tuo papà. E tu dovresti dirmi, caro papà, tu fai l'esperienza di papà, perché io sono tua figlia. Allora, questo riconoscimento delle due idee crea già uno spazio per cui uno si può rispecchiare. È chiaro che lì ti devi giocare. È chiaro che allora la parola diventa più pesante, perché vale molto di più l'esempio. Mia figlia mi bacchetta tutte le volte, papà, ma perché mi ha detto questo tempo, appena fatto così. Se mi permetto di dire così mio padre, ciao, vedo un calcio in culo, scomparivo immediatamente. È certo che oggi è più esigente la questione. E allora su che cosa si fonda? Non sul potere. Questa per me è una vera novità, si fonda sulla reciproca fragilità. San Paolo.